Ciao, sono Alberto Ferrario e quest'anno ho vinto il premio Che era Giovani come miglior racconto. L'ho conosciuto ormai 10 anni fa, grazie a quella che era ai tempi la bibliotecaria del mio liceo, che sapendo che mi piaceva scrivere mi diede la brochure su cui era presentato il concorso e il regolamento che l'associazione lascia un po' alle scuole per farsi conoscere. E da lì ho iniziato e poi non mi sono più fermato. Sì, lo consiglio assolutamente perché innanzitutto ti dà l'occasione di essere letto, magari non da quelle persone a cui si fanno leggere i primi racconti, compagni di classe, familiari, ma dai giurati e dalla giuria popolare, che in tutto sono circa 200 persone, che hanno una visuale più rotonda su quello che scrivi, a cui ti può dare un feedback. Poi ti fa entrare in contatto con delle persone fantastiche, Bambi Lazzati e Romano Oldrini, che saluto, e poi è anche un bel modo per conoscere altre persone che hanno la passione della scrittura. E si può partecipare dai 15 ai 25 anni, italiani o residenti nella Svizzera italiana. Io ho 25 anni, quindi questa è stata la mia ultima edizione. Ho partecipato 4 volte e sono state sempre delle esperienze fantastiche, quindi è una cosa che consiglio assolutamente. Perché in realtà tutti più o meno raccontiamo, soprattutto magari ai più giovani, capita molto più spesso di qualche tempo fa di scrivere anche solo magari dei post su Facebook, le caption sotto le foto di Instagram, e non è possibile che non ci sia un certo tipo di estetica, una poetica sotto quello che scrivi. E scrivere è un modo fondamentale per capire il mondo e per maneggiarlo. Un mondo che non sai raccontare è un mondo che evidentemente non hai capito, oppure vivi in un mondo che non hai capito e quindi lo racconti per renderlo più chiaro a te stesso. È un modo per riappropriarti del mondo in cui vivi. Ma allora, io leggo un po' di tutto. Sicuramente uno dei miei autori preferiti è Kerouac e Gabriel García Márquez. Ho letto tantissimo anche S, però non c'è un mio autore preferito di riferimento. Ringrazio ancora l'associazione Amici di Piero Chiara. Il concorso è aperto a chiunque voglia mettersi in gioco con la scrittura, quindi buona fortuna.